La commozione del comandante dei vigili del fuoco di Avellino Alessio Barbarulo, che dopo 5 anni lascia il timone dei caschi rossi della nostra provincia. L'emozione mista all'orgoglio dei suoi uomini che all'alba sono partiti per l'ennesima missione sul fronte del terremoto che ha devastato alcuni comuni del centro Italia. Stamane i vigili del fuoco, anche quelli in pensione, hanno premiato l'impegno del comandante con targhe e pergamene ricordo. Al posto di Barbarulo, al comando dei caschi rossi, arriva l'architetto Rosa Deliseo. L'emergenza neve del 2012 e la tragedia del bus sulla 16. Le criticità che hanno segnalato la mia vita, ha dichiarato il comandante, che sulla tutela dell'ambiente avverte bisogna avere maggiore cura del proprio territorio. Con quale spirito lascia Avellino? Con un po' di tristezza, anzi un bel po' di tristezza, perché 5 anni trascorsi in una sede così accogliente, oltre che impegnativa, e quindi con grandi soddisfazioni ottenute in questo periodo, anche perché ho avuto modo, la fortuna di avere contatti con tante persone, oltre che con l'ambiente dei Vigili del Fuoco, anche all'esterno, con voi stessi, voi giornalisti che non siete mai mancati nelle circostanze significative che hanno riguardato l'attività dei Vigili del Fuoco, e per cui quindi non posso che avere davanti un velo di tristezza per questo motivo. È chiaro che pensare che tra qualche giorno potrò pensare tanto ai Vigili del Fuoco, però non avrò questo legame diretto di lavoro con l'ambiente dei Vigili del Fuoco, susciterà in me qualche magone, qualche situazione che mi farà anche commuovere, suppongo. Però, come dicevo prima, fa parte della vita, è un passaggio che ci tocca e quindi viviamolo nella maniera più serena possibile. Già avvertiamo la sua commozione, comunque. Vedo che lei è molto attento, sì, effettivamente. Già parlarne mi crea qualche...